Bisogna andare incontro a tutti quelli che oggi, come noi, vogliono rischiare d'essere distrutti, piuttosto di ritrovarsi poi in una famiglia senza persone, come tra i muri di una prigione. Bisogna andare fino in fondo a tutto, in fondo a noi, in fondo agli argini del mondo, alla paura che mi fai, fino in fondo alle tue cosce, ai miei timori, alle tue angosce, fino in fondo alla pianura, all'orizzonte della città. Mondo dove non troveremo nemmeno un'ombra per riposarci, in fondo dove sarà fatica, sarà sudore essere sincero, in fondo dove tutto è coperto sotto lo stesso mantello nero. E se domani la mia giacca sarà la giacca di un disgraziato, non sarò mai così fregato come tuo padre. Bisogna andare sempre avanti, anche se noi non siamo in tanti, anzi davvero solo in due, le mani mie, le mani tue debbono stare sempre vicine, debbono avere gli stessi guanti e non paura là sul confine di fare l'ultimo passo in avanti. Bisogna andare contro a tutti quelli che oggi come noi vogliono rischiare ed essere distrutti, piuttosto di ritrovarsi poi in una famiglia senza persone, come tra i muri di una prigione. E se domani la mia giacca sarà la giacca di un disgraziato, non sarò mai così fregato come tuo padre. Bisogna vincere la morte, quella che non si fa vedere, che viene senza far rumore, che non si fa aprire le porte, quella che non fa mai vestir di nero tutti i parenti all'ospedale, che non ha mai i camere ardenti, né cerimonie, né funerali. Quella nascosta, la tua noia, nella mia noia, nelle parole, né ci diciamo senza capire nemmeno quello che vogliamo dire, quella che come un regista esperto ci mette in scena nel suo deserto. E se domani la mia giacca sarà la giacca di un disgraziato, non sarò mai così fregato come tuo padre, come tuo padre, come tuo padre, come tuo padre.
Paolo Venturi, Roberto Alperoni. Lui era Paolo Capodacqua, che ha interpretato meravigliosamente la giacca di Claudio Lolli. Paolo Capodacqua è stato chitarrista, ma anche compagno d'anima di Claudio Lolli per 24 anni. È cantautore proprio, ha musicato molti testi di Rodari, diciamo che è un intellettuale della musica. E lei è Donatella Allegro, che ci accompagnerà per tutta la prima parte, è attrice piuttosto nota soprattutto da queste parti perché il Poesia Festival l'ha partecipato tante volte, poi ha fatto parte di Erte Emilia Romagna Teatro della Compagnia Stabile ed è appena stata in scena in uno degli spettacoli più importanti della stagione italiana, Bologna, Lingua Madre. Sapete che questo pomeriggio è diviso in due, ma in realtà è diviso in due, ma nello stesso tempo noi sentiamo e sappiamo che c'è un filo conduttore unico piuttosto forte. Io all'inizio dico soltanto questo e leggo le prime tre righe di questo libro, appunto, su cui dialogheremo e su cui parleremo, che è La vita dirà la sua di Laura Venturi. Che cos'è questo libro? Di che cosa parla? Una figlia cerca il padre nei diari che ha lasciato e nei luoghi del mondo che ha visitato. Vuole conoscerlo, capirlo, perdonarlo. Adesso sentiamo la prima parte del libro, proprio come inizia, da Donatella Allegro. Il mio babbo se n'è andato. Gli piaceva che lo chiamassi così, non papà. Comunque, se n'è andato male. Non come quelle storie, che non sai mai se siano vere. Stava giocando a 3-7 e le carte gli sono cadute. Si è appoggiato sul tavolo, pluff. Oppure, è andato a letto che stava benissimo e l'abbiamo trovato stamattina che sembrava addormentato e sereno. Insomma, quelle che chiamano le morti dei giusti. Non ci sto. Il mio babbo non è morto sereno, ma non era ingiusto. No. La faccia non era per niente serena, né sorridente. D'altronde, neanche una riga. Forse è stato meglio così. E poi non era uomo da parole definitive e finali. Lui, che ne ha scritte tante quante i suoi dubbi. Mi sono trovata tante lettere e quaderni, scritti con una grafia ordinata ma non maniacale. Subito dopo il disastro, mi chiedevo perché non li avesse bruciati. Era la rabbia di non accettare che se ne fosse andato in quel modo. Una rabbia che dava forma al dolore che non poteva ancora manifestarsi del tutto. Li ho sfogliati troppo in fretta. Non aprivo le pagine, le scassinavo alla ricerca poliziesca e nervosa di un indizio che mi portasse al perché. Adesso che è passato un po' di tempo da quel giorno e piano piano la compulsione si è attenuata come le onde al tramonto, posso aprire i quaderni con la calma di un'esploratrice tranquilla e rispettosa di ciò che la circonda. E può iniziare il viaggio per rincontrarlo, attraverso le parole che ha scritto. Non è una metafora. Ho deciso di dedicare un anno sabbatico della mia vita per andare nei posti dove il mio babbo era stato con la tizia per la quale lasciò mia madre. Da me non si separò mai. Ma lo capisco solo ora. Proprio perché mi sento in una situazione, credo ci sentiamo in una situazione molto amichevole e molto familiare, devo dire che mentre ascoltavo la giacca ho avuto un moto di commozione, ho preso uno Xanax perché pensavo di commuovermi e di non riuscire a parlare. Questo per dire anche quanto Claudio Lolli è dentro la mia vita. Però adesso iniziamo a parlare del libro, appunto, La vita dirà la sua, e chiedo a Lauro di conteggiare, perché è una forma di rispetto nei confronti di tutti, il tempo, nel senso che ci siamo detti 12, dopo 12 minuti mi fai un cenno e mi fermo, o arrivo a 15. Allora, questo è un libro che si può leggere in tanti modi.
Io ho scelto una lettura che sentirete, scelgo di dire soltanto alcune cose, perché che ci sia un doppio viaggio l'avete già sentito anche dalle parole iniziali di Donatella. È un libro in cui una figlia cerca il padre attraverso i luoghi che il padre ha visitato con la sua compagna dopo la moglie, e cerca il padre attraverso i diari che il padre ha lasciato. Però, a mio parere, questo libro è soprattutto una faccenda privata tra il padre Edoardo e la figlia Tania. Cioè, è una faccenda da sistemare, di conti da sistemare, non conti economici, conti emotivi tra un padre e una figlia. Ci sono tante altre cose, naturalmente, c'è questo lunghissimo viaggio che tocca una ventina di paesi in tutto il mondo. Ci sono i paesaggi, la cultura, i monumenti, i cibi. Si può leggere quasi come un libro di viaggi. Poi c'è anche la Tizia, che è appunto il nuovo amore di Edoardo. C'è l'ex moglie. C'è la madre di Tania, appunto. Ci sono altre persone sullo sfondo. Ma il libro, a mio parere, è soprattutto la storia di un rapporto tra padre e figlia. Anzi, ridotto ancora più all'osso, il libro è la storia di un uomo, virgola, Edoardo. E ridotto ancora più all'osso, il libro è la storia di un'anima, l'anima del padre. Il sottotitolo di questo libro, a mio parere, avrebbe potuto essere L'anima di un uomo. L'anima esce dai diari, perché la singolarità di questo libro, anche l'originalità, è questo dialogo continuo che c'è tra i diari che il padre ha lasciato, il padre muore improvvisamente, però ha lasciato questi diari alla figlia, e la figlia che è la narratrice, che racconta il padre attraverso i luoghi, attraverso i diari e attraverso le sue riflessioni. E com'è il padre Edoardo? È un essere tormentato, è un'anima complessa, piena di dubbi, sempre. C'è in lui un fondo di scetticismo appassionato, è uno scettico pieno di passione. Lo scetticismo è una posizione filosofica, che nasce in Grecia, che attraversa i secoli. Montaigne nel 600 è stato un grande scettico, che, come dire, nega la possibilità di raggiungere con la conoscenza la verità in senso assoluto, nel senso che la verità non è mai definitiva ed è sempre parziale e non ci si può mai accontentare di quello che raggiungiamo e non è figlia soltanto della nostra conoscenza. Cioè il padre Edoardo osserva continuamente e attentamente se stesso, esamina, sospende il giudizio, acquisisce più elementi, sa appunto che la verità è parziale ed è anche volubile, vorrei dire, che è migliorabile, che va messa a fuoco. Cioè c'è la consapevolezza che la nostra fragilità umana è interminabile. Credo che al padre Edoardo, proprio perché ho detto scettico pieno di passione, credo che al padre Edoardo potrebbe piacere questa frase di Natalia Ginzburg, che è abbastanza famosa, ma la leggo perché credo che al padre possa piacere. Ti auguro ogni bene possibile e spero che tu sia felice, ammesso che la felicità esista. Io non ci credo, ma altri lo credono, e non è detto che non abbiano ragione gli altri. In questa frase di Natalia Ginzburg, a mio parere, c'è questa forma di scetticismo pieno di passione e pieno di fiducia nel resto del mondo. Edoardo è uno che sa che la vita è ciò che accade mentre fai altri progetti, come ha cantato John Lennon, che la vita non si può dominare interamente con la volontà, con la coscienza e con la ragione, che la regolabilità della nostra vita, che ci dà così tanta serenità poterlo pensare, non ci appartiene interamente. Perché tendiamo a sottovalutare l'azione del caso? Perché abbiamo bisogno di serenità e pensiamo che il mondo, la vita,
siano regolabili. Guardiamo soltanto cosa è successo con il Covid per pensare che cosa c'è di regolabile interamente. Il padre Edoardo è spietato nei confronti di se stesso. Ha un atteggiamento di spietatezza nei confronti di se stesso. Non si perdona la separazione da sua moglie, ma soprattutto, anche se questo era un amore finito, non si perdona l'abbandono della figlia, che non è ovviamente un abbandono amoroso, emotivo, affettivo. Beh, è uscita di casa, come quando succede che due persone si separano. Questo attraversa tutto il libro. L'espressione che ricorre di più nel libro è sensi di colpa. È l'espressione che ricorre di più nel libro. Ricorre nei diari. A un certo punto leggo il numero 52, ma forse i diari sono di più, sono 60, 70, sono tanti. L'espressione sensi di colpa ricorre con una continuità assoluta. E proprio per le cose che dicevo prima, perché non si perdona il dolore che oggettivamente non ha potuto non infliggere alla figlia con la separazione. E la figlia non lo perdona. È ostile nei confronti del padre e naturalmente odia Letizia, la nuova compagna del padre. Ma la spietatezza di Edoardo nei confronti di se stesso viene da lontano, a me pare, leggendo il diario e leggendo il libro. Viene da prima del matrimonio, viene da prima della nascita di Tania, viene da prima della separazione. È come se ci fosse qualcosa di biologico, è come se fosse la cifra della sua esistenza, dell'esistenza di Edoardo. E questa cifra è quasi imprendibile in questo comportamento emotivo, in questo comportamento che il padre ha nei confronti di se stesso. Lo si vede nei diari. Il padre sa che la vita non è un viaggio leggero. L'impossibile leggerezza della vita potrebbe essere l'altro sottotitolo di questo libro. Una cosa specifica va detta sul lavoro, che è molto importante, che attraversa tutti i diari, che attraversa il libro. Il lavoro è una zona diversa, è uno spazio di vita importantissimo. Lo è per tutti, probabilmente. Per Edoardo lo è tanto. Per lui è uno spazio di espressione, di autostima che si rafforza, di realizzazione. È una fatica positiva. È un dirigente d'azienda, è un formatore, ha la consapevolezza di contribuire a costruire il bene comune, per cui c'è una forza individuale e sociale in questa zona. E sicuramente il lavoro contribuisce a contrastare il suo disagio esistenziale, potremmo chiamarlo molto semplicemente, come in tanti l'hanno chiamato, male di vivere. Dicendo che il libro è la storia di un'anima, è fondamentale dire, perché a mio parere potrebbe essere letto così anche, appunto, no? È un libro sulla scrittura. La vita dirà la sua, è un libro sulla scrittura, perché i diari sono fondamentali, senza diari non ci sarebbe neanche il libro. L'anima di tutto sono i diari, il filo conduttore, il centro emotivo sono i diari. I diari sono i protagonisti del libro. Allora, la domanda fondamentale è perché si scrive? Perché si tiene un diario? Si scrive per capirsi di più? Si scrive per essere meno soli? Si scrive per consolarsi? Si scrive per perdonarsi? C'è una frase di un filosofo francese scomparso da non tanti anni, Jacques Derrida, che dice: quando si scrive si chiede sempre perdono. Si scrive perché per capire cosa pensiamo dobbiamo scrivere. Scrivendo sappiamo quello che pensiamo. Si scrive per prendersi cura di sé. Si scrive anche, credo, per cercare la mano carezzevole della madre. Per cercare un amore incondizionato. Si scrive a un amico immaginario,
a un angelo laico che abita dentro noi stessi, perché solo lui può capirci interamente. Si scrive per non vivere impronunciati. Le parole, una volta scritte, ci spiegano qualcosa di noi. E scrivendo, per un momento, più o meno lungo, torniamo interi. I diari, le parole, danno continuità e coesione alla nostra vita, o almeno ci danno l'illusione di essere un'unità. Aggiungo due cose importanti che a mio parere si vedono e si leggono leggendo attentamente il libro. La prima è questa. Si scrive per salvaguardare quel bambino magico che abita in noi, che abita in tutti noi e che col tempo rischia di sparire. Bambino magico vuol dire immaginazione, vuol dire creatività, vuol dire sogno, vuol dire slancio verso il futuro, vuol dire utopia, un non luogo che diventa un buon luogo, l'idea che non c'è eppure esiste. In questo senso utopia è sorella di poesia, l'una dice l'indicibile, l'altra può l'impossibile. E nei diari di Edoardo tutto questo, a mio parere, c'è. E c'è anche il bambino magico che è sopravvissuto e non è stato distrutto dalla fatica. E c'è anche il luogo utopico che alla fine, anche se il padre Edoardo muore tragicamente, forse questo luogo utopico è proprio la casa in collina. Marguerite Duras in un libro scrive seccamente, una frase secca, la vita, punto di domanda, cercare un luogo, punto. Si scrive più o meno consapevolmente per far crescere l'anima. E per far crescere l'anima le perdite servono più di ogni altra cosa. Aggiungo anche che non è la gioia, non è quasi mai la gioia che spinge a scrivere. Quando si è abitati dalla gioia, quando si è pieni di gioia, non si scrive. La gioia è uno stato di calore, è uno stato di chiarore. Basta a se stessa. Il dolore no, ha bisogno delle parole per provare a fare luce e a riscaldare. La scrittura è, insomma, una ininterrotta terapia. E questo, Edoardo, la pratica ininterrottamente. I diari attraversano tutto il libro. Siamo 12, perfetto, io infatti sto finendo, vedete che siamo espliciti, non c'è nessun mezzuccio dietro. Allora, io a questo punto dico l'ultima cosa, che non deve essere consolatoria necessariamente. È un libro doloroso anche, perché la storia, l'ho detto prima, storia anche di una fatica, di una grande fatica, della fatica di vivere, legata in modo specifico alla separazione e soprattutto al dolore che il padre è consapevole di aver inflitto alla figlia con la separazione. Ma tutta questa fatica del padre, tutto l'amore che il padre ha nei confronti della figlia e che attraversa i diari, alla fine, io penso, perché così l'ho letto, ottiene una sorta di perdono. E perdonare, a mio parere, è la condizione fondamentale per la serenità. Grazie. So poco di questa donna. Mia madre non me ne parlava quasi mai. E quando lo faceva, beh, lasciamo perdere. Poveretta, credo che non sia stato facile nemmeno per lei. Il babbo non mi ha mai coinvolta nella relazione con la tizia. Non so se per accordi con mia madre o per non farmi pagare un prezzo ancora più alto. Non so nemmeno se sia stato meglio così, oppure no. Avrei preferito condividere con lui la sua nuova vita.
Provo rabbia e amarezza per essere stata esclusa. Però non mi va di spendere i miei risparmi in psicoterapia per capire cosa ci stia dietro a questi sentimenti. Sì, per me c'è sempre stato, fino alla fine e anche dopo. Diceva che si può smettere di essere un marito, ma non un padre. Anche quando gli facevo pagare di essersene andato dalla nostra casa, non mollava mai. Aveva la pazienza di una mondina, forse ereditata da sua madre, che in risaia c'era stata davvero. Quanta tristezza in un amore che lentamente muore. Ha proprio ragione R. Miller. Ogni giorno in cui manchiamo di vivere al massimo del nostro potenziale, noi uccidiamo lo Shakespeare, il Dante, l'Omero, il Cristo che sono in noi. Ogni giorno che trascorriamo imbrigliati alla donna che più non amiamo, uccidiamo in noi la forza di amare e di avere la donna che meritiamo. Credo che l'amore tra il babbo e la tizia morì perché non seppero reinventarsi una volta finita la fase ormonale dell'innamoramento. Non condividendo le reciproche debolezze, proseguirono quasi per inerzia, finché uno non accusò l'altro di non amarlo più secondo il suo sogno. Ma cosa sono i sogni, se non tragiche aspettative che vorremmo che l'altro capisse e soprattutto assecondasse? Caro babbo, avevi un bel da scrivere sui diari che ti sarebbe piaciuto essere meno stanco. Sognavi tempi meno atroci, ritmi e suoni meno martellanti, suoni e visioni più dolci e più arrotondate, come le tue belle colline. Stavi prendendo atto che a tua figlia avevi creato un problema non rimediabile. E mi piace proprio quella bimbetta di 10 anni che non sta a cuccia, ma sfodera la sua rabbia. Però quanto ho sofferto. Me ne sono resa conto leggendo queste pagine, che diradano la nebbia che avevo messo su quel periodo per sopravvivere con i pochi mezzi che allora avevo a disposizione. Credo che farò di tutto per evitare ai miei figli, se ne avrò, il trauma della separazione. Hanno un bel da dire che è meglio vivere con due genitori separati che in una famiglia molto litigiosa. Ma vivere in una famiglia nella quale si sta bene è proprio impossibile. Sul mio letto ci sono quaderni, fotografie e lettere del babbo. Mi sono venute le lacrime al cuore a leggere del trasloco nella sua nuova casa. Ogni libro e ogni vestito portato via sembravano un pezzo di carne che si staccasse. Sto cercando di costruire il puzzle della sua vita, ma in quei quaderni non trovo i molti momenti belli che mi ha raccontato mia madre, quando io non ero ancora nata. Non c'è quasi niente, nemmeno del tempo che il babbo passava con i suoi amici di sempre e che li sentivo rievocare davanti a un sigaro e un genuino bicchiere di vino. Queste pagine fanno emergere solo un pezzo della vita del babbo, quasi che i ricordi belli stessero meglio nascosti e non esibiti. C'è un onesto pudore antico che impedisce di ostentare lo stare bene, oppure si scrive meglio quando si è ovattati dalla malinconia. Non lo so. La prima domanda che ti farei, Laura, è questa, poi di Claudio Lolli ne parliamo dopo, però ugualmente la prima domanda è: perché hai scelto di mettere come esergo all'inizio del libro questa citazione dalla giacca di Claudio Lolli? Domanda precisa, buonasera, sono in una situazione stranissima, non vedo niente e quindi non riesco a stabilire un contatto visivo, ma è uguale. Intanto mi prendo una piccola licenza di premessa. Quando Donatella leggeva i testi, ho detto: ma scrive bene quell'autore lì. Cioè, nel senso che i letti fanno un rimbombo e un risuono molto diversi. Quindi grazie Donatella. E grazie anche a Roberto per la lezione magistrale
sull'esistenza che ci ha fatto da buon filosofo e da buon poeta. Avevo aspettative alte da Roberto, però le ha superate anche questa volta. L'esergo del libro è molto chiaro, secondo me, e contiene tutto quello che dicevi prima, contiene quello scetticismo appassionato, contiene la dicotomia, contiene il bianco e il nero, contiene la gioia e la tristezza. Cioè, se stai in una famiglia senza persone, l'esergo è molto pesante, che vogliono rischiare di essere distrutti, e quindi in realtà poi delle volte scegli tra due distruzioni, no? E scegli una distruzione minore. Magari non ci crederete, ma non ci siamo preparati davvero niente, nel senso che le domande lui non le conosce, per cui io adesso gli chiedo in termini brutali, anche perché lui lo accenna nell'ultima pagina di ringraziamenti, quanto c'è di autobiografico in questo libro? Questa domanda me l'aspettavo, quindi non mi trovi impreparato. Tu sai che l'autobiografia ha una letteratura sterminata. Io appartengo alla scuola che definisce autobiografico solo ciò che in modo esplicito porta lo scrittore o a parlare in prima persona, come io ho fatto nell'educazione sentimentale del manager, oppure a impersonarsi in un personaggio. Quindi io non definisco autobiografico la vita, direi la sua, perché non c'è nessun personaggio che mi rappresenta esattamente. Ovviamente è un libro completamente pieno di me, su questo non c'è dubbio, anche delle mie esperienze, ci mancherebbe, però non è autobiografico. E ne approfitto di questa domanda per raccontarvi anche un po'. È durato 6 anni questo libro, non è durato un giorno, poi è stato fermo un paio d'anni per il Covid, ma intanto mi è piaciuto molto costruirlo, quindi un pezzo di diario, i viaggi, poi inventare. Poi vi voglio raccontare perché ho scelto un personaggio femminile, una figlia, no? Perché penso che la relazione tra la figlia e il padre sia molto più potente di quella tra un figlio e un padre. Cioè, non andiamo a scomodare la psicanalisi, però sappiamo che la relazione tra una figlia e un padre, anche in termini di gelosia, anche in termini di affetti, di amori, eccetera, è molto più intensa. E quindi ho scritto questo personaggio, però io non sono una donna e neanche lo voglio essere. Quindi dopo l'ho fatto leggere a tre ragazze molto giovani che ringrazio, sono Elena, Matilda e Sara, e loro mi hanno aiutato, tutte e tre i genitori separati, perché poi qui c'è un problema, che oggi più del 51% delle famiglie sono separate, poi probabilmente un altro 50 del 50 restante vivono in quei muri senza prigione. E io credo che abbiamo trascurato o trattato con troppa superficialità questo elemento, cioè una delle crisi di questa decadenza che secondo me inizia alla fine, a metà degli anni 80, che è saltato un pilastro grosso, che era la famiglia, ma non è saltato perché, è saltato per tutta una serie di ragioni più sociologiche forse, e quello non c'è più. Eravamo abituati alla famiglia larga, io vivevo con mia nonna, con molte sorelle, cioè adesso abbiamo delle famiglie molto strette, molto mononucleari, e non sappiamo ancora con cosa lo sostituiamo, per cui gli americani li sono abituati da 50 anni, famiglie aperte, noi, e quindi in questa autobiografia ho voluto portare un po' anche questa riflessione, quindi questa riflessione autobiografica, cioè sento che, ma al di là dell'esperienza personale, francamente che non vale la pena di scriverci un libro, ma penso che dobbiamo riflettere di più ed essere meno superficiali su cosa significhi l'aver perso il punto di riferimento della famiglia nella nostra società. Per cui, se posso tradurre, non è autobiografico, ma c'è tutta la competenza globale di una vita che tu hai elaborato e rielaborato, lo scrivi anche esplicitamente, dici tante cose sono inventate di sana pianta, usi proprio l'espressione di sana pianta, ma nello stesso tempo c'è. Possiamo usare la parola saggezza? È una parola che io adoro, adoro per questa seconda vita che sto vivendo, che tra l'altro mi piace moltissimo. La saggezza, questo libro lo puoi scrivere solo a 63-64 anni, non lo puoi scrivere a 40 anni, a 45 anni.
dobbiamo vedere cos'è la saggezza, però prima ti rispondo, confermo anch'io che non siamo minimamente preparati su questo. Francesco Guccini diceva che voleva scrivere un libro sui contrabbandieri, però disse: io non l'ho mai scritto perché non so come si carica un mulo, e quindi non sapendo come si carica un mulo, io come faccio a spedire ai contrabbandieri come facevano. In questo senso io sono uno scrivente abbastanza rigoroso, per cui io, chiaro che gli ho fatto fare il dirigente d'azienda, non gli potevo mica fare il violinista all'orchestrale, cosa avrei scritto nel libro? Cioè io gli ho impersonato in Edoardo il dirigente d'azienda, perché il mestiere l'ho sempre fatto con grande amore anche. È chiaro che tutti i diari lo scrivi in modo specifico nelle note, sono tutti autobiografici i viaggi, perché non avrei potuto inventarmi 22 posti in giro per il mondo o ricordarmi cosa mi aveva creato la suggestione di vedere le stube di Bagan in Birmania un tramonto, o Machu Picchu quando ti si apre dopo che hai fatto 4 ore di un piccolo treno. Quindi sicuramente c'è la saggezza e c'è il coraggio anche, credo che sia anche un libro abbastanza coraggioso questo. Ti faccio un'ultima domanda, poi sentiamo Donatella per la seconda parte delle letture dei frammenti. Allora, c'è una famosissima, è diventata famosa nel senso che è diventata quasi da Baci Perugina, cioè, per cui la conoscerete in tanti, la famosa frase di Pablo Picasso che dice: ci vuole molto tempo per diventare giovani. Allora, la domanda che ti faccio è: ci vuole molto tempo per diventare giovani o ci vuole molto tempo per diventare saggi? Allora, le due cose non sono assolutamente in contraddizione, secondo me, e provo a spiegare perché. Quando si è giovani, e poi questo lo riprenderemo nella parte finale su Claudio Rolli, quando si è giovani non si vuole essere giovani. Quando si è molto giovani, se ci pensi, si vuole già essere più grandi e ci si impedisce in queste crisi esistenziali. E poi quando si è vecchi, ovviamente si dice: beh, forse vorrei essere un po' più giovane. Quindi io penso che le due cose stiano in questa relazione. E cito Claudio Rolli, se mi è permesso: la gioventù non è questione di anni, ma piuttosto di sassi nel cuore. Che vuol dire che se tu hai molti sassi a 20 anni puoi essere giovane anagraficamente, ma non giovane dal punto di vista umano. Oppure a 60 anni forse o meno, a 66, forse o meno sassi, sono più giovane di prima. Quindi saggezza e giovinezza sono un mix che cambia, ma tutte e due le dimensioni ci sono. Io ero saggio anche a 20 anni, ero saggio anche a 17 anni, quando in modo un po', oggi mi fa un po' sorridere pensare cosa scrivevo a 17 anni, però mi assolvo pienamente, avevo 17 anni e ero anche coraggioso a scrivere quelle cose lì. Quindi ero saggio anche a 17, sono giovane anche adesso a 66. Stanotte, caro babbo, ti ho sognato in un bel sogno. Ero nel salottino della tua casa in collina, dove ci sono ancora le tendine di Terital della nonna. Sentivo una gran pace e m'accovacciavo vicino a te sul divano, senza disturbarti mentre leggevi. Ho fatto questo sogno forse perché, prima di addormentarmi, avevo letto sul tuo quaderno i momenti di serenità che passavi davanti al camino. Inghiotte legna cruda e restituisce belle braci, riscaldandomi e illuminandomi. Fuori fa freddo e i campi sono pieni di una brina che ricama le foglie secche. Questa casa di quando ero bambino odora di una pace che zittisce le tristezze fonde che spesso mi prendono. Qui posso smussare quegli spigoli fastidiosi in cui sbattevo già da piccolo. In fondo, solamente chi ha tristezze fonde può avere gioie alte. Caro babbo, vorrei essere stata capace di aiutarti a lasciare fluire di più le cose, senza incagliarti in continui sensi di colpa. Non eri tu che mi dicevi sempre che comunque viene sera ogni giorno? Anche se adesso è tardi, vorrei dirti che avevi diritto a un po' di pietà, almeno a uno scampolo di tregua. Invece sguazzavi nel pensiero che la vita ti avesse dato una brutta mano di carte. Pensa che a me sembravi sicuro, robusto, invincibile.
Non ho mai nemmeno colto il tuo retropensiero, secondo il quale alla fine lo star bene non è mai per sempre e prima o poi le cose cambiano in peggio. Forse perché, ciò nonostante, ti ho visto sempre costruire ed esercitare l'ottimismo. Comincio a capire che non è stato semplice e ti è costato tanto. Forse è vero, babbo, nessuno ti conosceva bene come le tue coperte. Ricordo bene l'ultimo giorno che lo vidi vivo. Andai a casa sua. Era sulla poltrona inglese e scriveva fitto fitto. «Come va?» gli chiesi, con una di quelle domande utili solo a riempire l'imbarazzo del silenzio. Appoggiò penna e foglio e mi guardò. Il tempo passa. Fa il suo mestiere. Si alzò e andò a prendere una bottiglia di Lambrusco del suo amico Filippo. Ne bevemmo due buoni bicchieri. Mi raccontò del suo lavoro a Milano. Era soddisfatto. Ho sempre scavato con piccone, pala e badile per cercare quel po' di bene che asciuga il passato, fa godere senza arroganza del presente e costruisce con umiltà il futuro. Qualcosa prima o poi ho sempre trovato. Ne vale la pena, davvero. Chissà perché, gli chiesi. E con lei? Mi guardò con due occhi bassi e dolci e con la sua bella mano mi accarezzò la guancia. La vita era la sua, cara Tania. Ti vorrei chiedere, anche perché io l'ho soltanto accennato, solo citato, non è che tutti ovviamente hanno letto il libro, ma una parte importante comunque, che io ho detto è un fondale, ma una parte importante è il viaggio, cioè sono i viaggi reali che tu hai compiuto in 22 paesi. Allora, la domanda che forse ti aspetti, ma è assolutamente legittimo che io ti faccia, è: che cos'è stato e che cos'è per te il viaggiare? Perché non è certamente soltanto vedere dei posti, che cosa c'è di profondo nel viaggiare? Stamattina al bar ho aperto la Gazzetta di Modena e ho visto che c'era un bellissimo paginone delle pagine culturali di questo evento e ho visto che c'era anche la mia fotografia, che ovviamente mi ha fatto piacere perché l'ego vuol sempre nutrito. E ho letto questo testo qui, io è un anno che non parlavo con un giornalista della Gazzetta e allora riprendo un pezzo, si vede che ha preso l'intervista che avevo fatto con l'altro giornalista in cui spiega proprio bene quell'intervista cos'è per me viaggiare, è la curiosità, cioè io sono sempre stato un bambino molto curioso, cioè, mi ricordo che mi regalava una macchina e io la spaccavo per vedere cosa c'era dentro. E quindi è la curiosità quella che ti fa viaggiare, cioè non ti basta il tuo confine, però tu viaggi per ritornare. Ad esempio, quando parlavi dell'autobiografia, il vino di Filippo c'è davvero, è un vino che tu hai anche bevuto, così come è vero che c'erano quelle tendine di nylon, quindi come è vero che la casa rappresenta questo guscio molto protettivo, però non è bastevole. Quindi si va fuori per esplorare delle cose nuove, si va fuori per curiosità e si va fuori perché viaggiando capisci la tua piccolezza, che non è uno sminuirlo, però capisci quanto è grande il mondo, capisci quante cucine diverse ci sono, capisci quante lingue ci sono, quanti modi di vivere e quindi sei sempre tollerante. Il viaggiare è un bellissimo esercizio per diventare tolleranti in un mondo in cui qualche idiota ci convince, ci vuol convincere che la guerra è tra il bianco e il nero. Bravo. Allora, farò un paio di altre domande e poi appunto adesso a questo punto sono io che ho presente i tempi, un paio di altre domande che sono, anzi, sono sotto forma di citazione perché hanno a che fare con
quell'altra parte che esce dal libro e che esce dai diari soprattutto e che è molto importante, che appunto prima ho definito lavoro, ma che ovviamente andrebbe raccontata e articolata in un modo ben maggiore. Allora, c'è questa frase di Simone Weil che dice: ogni volta che facciamo qualcosa con cura, distruggiamo il male che è in noi. Che meraviglia! E io ti rispondo con, non una citazione, ma con Primo Levi. Primo Levi, ospite dei campi di sterminio, che sono esistiti davvero, e un suo compagno si lamentava, io ero un grande chimico, era molto bravo, si lamentava perché li avevano messi a costruire dei forni crematori, quindi sapevano che dopo quei forni lì servivano per essere bruciati, no? Ma lui costruiva questo muro in maniera perfetta. Allora i suoi amici gli dicevano: tu sei deficiente, ma perché costruisci? E lui disse: io la soddisfazione di farmi perdere la voglia di fare le cose fatte bene non gliela do. E questa mi sembra potentissima. E quindi io, il lavoro è costitutivo di me stesso. Quindi queste pagine trasudano di lavoro, perché la mia vita ha avuto nel lavoro un grandissimo elemento anche di riscatto sociale. Io venivo da famiglia molto modesta, sono riuscito ad arrivare a fare il dirigente d'azienda, e quindi per me il lavoro e l'amore per il lavoro è una cosa fondamentale. Non mi potrei immaginare a fare l'impiegato delle poste, sperando che non ci siano impiegati delle poste in sala, le quali va tutto il mio rispetto. E quindi il lavoro fatto bene, la responsabilità, in definitiva, Roberto, la costruzione. Cioè, questo mi permette di dire una cosa che voglio dire. Questo articolo che dicevo della Gazzetta conclude con una cosa che io non ho mai detto. Dice: vabbè, questo è il primo pezzo, è vero. Dice: sì, io ho cominciato a scrivere perché anche mio padre scriveva molto e scriveva i suoi diari anche quando era anche lui in campo di concentramento. Se non avessi scritto mi sarei fucilato. Allora io non ho mai scritto questo, avrei potuto scrivere mi sarei sparato, ma fucilato di solito sono gli altri che ti fucilano. Ma non è vero, cioè, e ne parleremo quando parleremo di Lolli, cioè tu puoi avere anche le più grandi crisi esistenziali, ma non è detto che diventi un coatto che non sa cosa fare, ma tu puoi diventare lo stesso un bravissimo manager, un bravissimo imprenditore, perché tutte e due le dimensioni, quella del successo e della costruzione e quella del ripensamento di se stesso e della propria esistenza, sono indispensabili per fare un uomo in termini di essere umano, che sia un uomo saporito e non un uomo insipido. L'ultima domanda è sempre una citazione, no? Ma è un'ultima domanda, cioè una citazione che ha a che fare con tutto, lo sentirete, ha a che fare con tutto nel senso che ha a che fare con il privato, con il pubblico. Io ho insistito un po' su questa dimensione, ho voluto perlomeno citare questa dimensione del lavoro, perché è una dimensione molto importante che attraversa tutto il libro, e anzi è un rimprovero costante che la figlia Tania fa al padre Edoardo perché lo vede massacrarsi di lavoro. Allora, questa frase qui è la frase di un, quello che sto per leggere, è la frase di un poeta molto importante di Bologna, scomparso qualche anno fa, che si chiama Roberto Roversi, che dice molto seccamente: l'ostinazione è invincibile. Assolutamente, Roberto. Io, allora, a Tania gli vorrei qui dire che se suo padre non si fosse massacrato, forse quei soldi per andare a fare i viaggi non ce li aveva, no? E quindi il lavoro è anche una forma di sostentamento, ma per me, lo dico senza nessuna difficoltà, è stata una forma di realizzazione e di espressione. Io lavoro, certo, poi dopo lavorare stanca, scriveva il Pavese, però quando hai costruito, eccetera, c'è una bella soddisfazione. Quindi l'ostinazione è fondamentale, sai perché? Perché altrimenti ti siedi, cioè non arrivi. Adesso Steve Jobs, ormai anche questo, però diceva: siete, siate matti e siate, non diceva matti, siate affamati,
Cioè, io credo davvero che ci serve, sia indispensabile avere questa ostinazione di fare meglio e di far sempre un passo più in alto, ma non per aderire al Lions Club o a girare con le camicie, con le cifre qui che io non ho mai avuto, ma perché, ma per la soddisfazione che poi vedi negli occhi delle persone con cui hai lavorato. Quindi è molto nutriente lavorare bene con ostinazione. E è banale, retorico, ma non voglio che venga disperso: senza ostinazione, senza sacrificio, i risultati non arrivano, ragazzi. Così come non si va in montagna o non si fa una ferrata se non ci si fa un mastro così. E quindi l'ostinazione è parte della qualità del lavoro. Sentiamo adesso esattamente le parole conclusive del libro. E venne il giorno del funerale, in un gradevole pomeriggio d'ottobre. La banda attaccò una marcia funebre commovente, va pensiero e infine, bella ciao. Alfredo, il suo capo di tanti anni prima, disse parole colte e dolci di fianco alla bara. Parlò poi un ragazzo di poco più di 30 anni. Ringraziò commosso il babbo, a nome anche dei suoi colleghi, per la dedizione che aveva messo per farli diventare dei buoni dirigenti, pronti ad occupare posti di responsabilità. Gentile dottor Edoardo, la nostra azienda sarà meno allegra senza di lei, concluse. Proprio così, meno allegra, davvero. Il suo amico poeta ripercorse più di 40 anni d'amicizia fraterna e lesse Verrà la morte di Pavese. Mentre tante persone piangevano, il babbo sorrideva a sornione dalla gigantografia che avevo fatto mettere dietro la bara. Anche le rughe ci stavano bene. Erano i fossi che non aveva cercato ma che aveva dovuto superare, le cicatrici che ricordavano quanto in fondo avesse vissuto. Beppe e i suoi amici più cari si caricarono la bara in spalla, incamminandosi verso il piccolo cimitero poco distante. Sotto quel cielo sereno, non adatto per un funerale, 4 fisarmonicisti eseguirono 2 valzer. C'era un'atmosfera strana, facce segnate dal dolore e una certa allegria che la musica muoveva. Arrivati nella piccola cappella, la bara fu deposta su 2 cavalletti per l'ultimo silenzioso saluto. Dopo alcuni giorni, me ne tornai a casa con una piccola urna. Avrei disperso quelle ceneri vicino al pozzo, dove c'era la tua altalena quando eri bambino. I tuoi amici ne avrebbero portato un pugno sul sentiero che dal Falzarego porta allo Scotoni. Livio, con la sua barchetta a remi, ne avrebbe disperso un po' al Sansone. Adesso c'è una fotografia in più sulla tomba dei tuoi genitori. Intorno le colline, con i filari dalle foglie rosse, le zolle arate, il melograno, le acace, una rosa e i ciclameni. Caro babbo, di fronte alla tua casa parte una carreggiata che finisce laddove ne comincia un'altra. E così si conclude, sono le ultime parole di La vita dirà la sua. Adesso noi proviamo a dire la nostra, anche se abbiamo poco tempo, su una persona che ci sta a cuore da sempre, da quando abbiamo forse l'età per capire. Perché noi di Claudio Lolli, penso, non solo l'abbiamo ascoltato centinaia o migliaia di volte, ma io e Lauro di Claudio Lolli abbiamo parlato centinaia e centinaia di volte. Io non so esattamente da dove iniziare, però la prima domanda la faccio a te, perché ne avrei anch'io tante da dire. Però la prima domanda è non chi è stato, ma chi è Claudio Lolli per te. Dimmi tu quando vado oltre i tempi, sì, perché questa domanda mi appassiona. E mi appassiona il fatto che ne parliamo al presente. E provo ad andare per flash, Roberto, per questioni di sintesi. Claudio Lolli è un disco del Disco Club, che tu forse ricordi, vicino alle autostazioni di Modena, c'era il Disco Club, e
c'era una brava venditrice che oltre ad essere brava aveva anche altre doti e mi consigliò questo, io avevo 17 anni, questo disco, era il famoso disco di queste 5.000 lire verdi eccetera, e allora andai in camera, mi lo misi sul mio piatto e da allora, cavolo, l'ho ascoltato, riascoltato, perché Claudio Lolli è stato il mio fratello maggiore, il quale mi ha dato il permesso di sentire anche le sofferenze esistenziali che nell'adolescenza sono inevitabili e mi ha fatto capire che puoi essere anche per certi aspetti triste, malinconico, ma per altri essere invece anche un gran costruttore. Così come io ho fatto il dirigente d'azienda, Claudio Lolli è stato un sontuoso professore di liceo e vi invito ad andare a leggere i commenti dei suoi alunni dopo la sua scomparsa. Quindi prima cosa, Claudio Lolli è, attraverso un disco, quello che insieme a Cesare Pavese sono stati i miei maestri della mia educazione sentimentale. Cioè mi hanno permesso di capire che non era anomalo sentire quei sentimenti e che quei sentimenti non erano solo distruzione, ma anzi, forse erano la cosa di costruzione. Poi Claudio Lolli è l'autore della prefazione al mio primo libro, Roberto, e quindi tu sai benissimo che quando uno scrive un libro, e lui ha scritto una prefazione bellissima, che se volete mi scrivete ve la mando, io voglio leggere 6 righe di questa prefazione, perché è molto importante secondo me, e dice: la dote migliore di questo libro è il profumo, mi metto gli occhiali perché si è giovani nello spirito ma meno nella cataratta, e quindi bisogna attrezzarsi. La dote migliore di questo libro è il profumo, un profumo involontariamente nostalgico che ci riporta alla freschezza ingenua di quegli anni, un profumo in grado di farci risentire tutta la fragilità e la determinazione di una generazione che ha tentato la sua scalata al cielo, che non ha trattato la vita come un oggetto vacuo da consumare in fretta, che ha immaginato di immaginare un futuro personale e collettivo, dignitoso. Nostalgia perché oggi, in queste radiose giornate, in questi anni di Nutella, mi sembra difficile, anche se non impossibile, trovare quei giovani che abbiano voglia e un bisogno così imprescindibile di crescere e di diventare adulti in modo non banale. Quella degli anni 70 è stata una generazione piena di talento. Questo libro mi ha fatto ricordare la sua meravigliosa, ingenua crudeltà. Non posso a questo punto che salutarla, dovunque tu sia finita, comunque ciao. E un applauso a Claudio Lolli. Posso parlare io? Devo chiedere. Deve. Allora, intanto ho parlato al presente non perché sia consueto un escamotage, ma semplicemente perché io credo davvero che le persone, come ha scritto Claudio Magris, vive o morte sono, e soprattutto le persone che hanno contribuito in un modo fondamentale alla tua crescita non se ne vanno più, non se ne va Claudio Lolli, non se ne va Marco Sant'Agata, non se ne va Roberto Serio, tutte le persone che hanno costruito la nostra identità. Voglio raccontare due cose, una è anche molto privata ed è anche tragica, però non l'ho mai raccontata pubblicamente. La prima è la prima volta in cui ho sentito Claudio Lolli, era l'autunno del 1972, avevo 17 anni anch'io, il posto era quello che attualmente si chiama Michelangelo a Modena, si chiamava Domus, Cinema Teatro Domus, era un concerto organizzato da Piero Guccini, fratello di Francesco Guccini, con molte persone sul palco, gruppi, cantautori. Io non lo sapevo, non conoscevo Lolli, non l'avevo mai sentito, avevo 17 anni. Appare questa figura magra con gli occhiali, con la chitarra, e fa 4 o 5 canzoni.
Non vorrei adesso usare degli eccessi, ma il livello di sconvolgimento che ebbi in quel momento lì, io me lo ricordo ancora, perché, e adesso dico con parole diverse quello che ha appena detto Lauro, e mi sono detto, ma lui l'ha scritta per me. Cioè, allora non mi sento un disgraziato, o meglio, non sono un disgraziato se queste cose le sta cantando una persona che non sapevo chi era. Poi sono andato a comprare ovviamente il disco subito dopo, è il famoso Aspettandolo. E poi non se n'è più andato, cioè questa è stata una cosa di una potenza che faccio fatica a distanza di quasi 50 anni a raccontare. E adesso vorrei dire questa cosa, quest'altra cosa che è molto privata e che potrebbe, è tragica anche, ma la dico perché quando dico che le persone non se ne vanno più se sono state importanti, è così. Oggi peraltro è il 24 ottobre, mio padre è morto il 24 ottobre 2010, io generalmente non lo passo in pubblico, cioè ho una mia modalità per cui insomma le ricorrenze le passo per conto mio. Quando avevo 17 anni, poco dopo insomma, poco dopo aver scoperto Claudio Lolli appunto e aver scoperto questo disco che io penso francamente che rimanga uno dei, sia tuttora uno dei dischi più belli che siano mai usciti in Italia dal dopoguerra ad oggi. Ma non c'è solo questo, poi sentirete una canzone dal Grande Freddo uscito nel 2017 che ha vinto la Targa Denco nel 2017, e Claudio ha attraversato i decenni con delle canzoni che ce l'hanno fatto definire il più grande poeta della canzone italiana. Beh, voglio dire questa cosa, spero che non vi colpisca. Alla fine del 1972, io avevo 17 anni, il mio più grande amico in quegli anni lì era il mio compagno di banco, aveva un fratello di 19 anni, più vecchio di lui di 2 anni, che si è impiccato. E noi abbiamo passato, credo, 1 anno, 2 anni, ad ascoltare ininterrottamente Aspettando Godot e il secondo disco di Claudio. E voi non avete idea di quanto ci abbia consolato Claudio Lolli. È una cosa pazzesca, cioè tuttora quando ci rivediamo noi sappiamo e ci rendiamo conto del livello di fraternità, di compassione, cioè ci ha fatto sentire dei non disgraziati. E basterebbe questo, cioè, quando incontravo, poi Claudio l'ho chiamato tante volte negli anni in cui ho avuto delle responsabilità istituzionali, in cui ho fatto il sindaco, l'assessore, è venuto tante volte, e questa cosa della malinconia che dici, adesso voglio dire una cosa, secondo me Claudio era un uomo pieno di gioia, tanto per essere chiari, e a un certo punto lui mi disse, dopo averlo chiamato con capodacqua, senza a parlare, a raccontare, a leggere, una volta mi disse, ah Robert, io vorrei venire a ballare, mi puoi chiamare a ballare una volta, a danzare? E, cioè, lo dico per dire semplicemente che intanto io penso che appunto la malinconia appartiene a tutti, e anzi bisogna avere paura delle persone che non hanno malinconie, e bisogna anche avere paura, a mio parere, delle persone che non conoscono la depressione. Bisogna averne paura. Però Claudio era una persona piena di gioia. Io, nelle volte in cui l'ho incontrato tante volte, era una delle persone più divertenti che incontravo. Ho detto questa cosa che può sembrare tragica, che non ho neanche sviluppato, perché non posso neanche svilupparlo, perché ho l'orologio davanti, però l'ho voluta dire perché io credo che lui abbia avuto questa capacità che, ripeto, per me non ha avuto neanche Francesco Guccini, con tutto l'affetto, non ha avuto De André, cioè non hanno avuto gli altri. Lui è stato uno che mi è entrato nel cuore come nessun altro e non è più uscito. Vabbè, scusate, ma mi sto commuovendo. Grazie.
riprendo quello che hai detto, perché credo che qua ci sono, non li vedo, ma dovrebbero essere anche i miei nipotini, che sono molto svegli, molto bravi e anche molto sensibili. Quindi la sensibilità è per una parte un po' un peso, ma per l'altra è l'unica carburante che ti può far capire e far crescere. Di Claudio Lolli ricordo anch'io la sua grande giovialità, perché poi venne a Bologna quando presentai il libro, venne a fare la colonna sonora quando venne fatto un adattamento teatrale, e era sempre sempre allegro, positivo, allegro e positivo. Quindi il messaggio che vorrei che passasse, ho un mio amico Beppe che credo che sia in sala, dice: ma a me piacciono solo le canzoni allegre. Allora dico: io non posso suonare, perché e mi viene in mente però Luigi Tenco, al quale chiesero: ma lei perché scrive sempre delle canzoni tristi? E lui diede una risposta fantastica: ma secondo voi, quando io sono allegro, sto in casa a scrivere delle canzoni? E quindi penso che il messaggio più bello, poi vedrete una parte molto commovente dopo, sia quello di far vivere il messaggio di Claudio, che è questo: la malinconia, la tristezza, userei anche una parola che è l'angoscia, anche per certi aspetti, non sono negativi, ma sono quegli elementi indispensabili per poi elaborarli e diventare delle persone complete, che sono persone umili, che sono persone attente, che non faranno mai più di tanto male agli altri, perché sanno quanto la vita fa già male di per se stesso. Sì, voglio aggiungere una cosa: che il patrimonio che ha lasciato Claudio Lolli è un patrimonio inconsumabile. È un patrimonio inconsumabile, perché è appunto, poi lo sentiremo, non tutti lo conoscono, sentiremo da Paolo Capodacqua e dal suo trio una decina di canzoni sue, ma poi naturalmente noi vi invitiamo ad andarlo a ascoltare anche. Ed è un patrimonio inconsumabile, non soltanto per le cose che abbiamo provato a dire, perché abbiamo un nostro bisogno quotidiano di consolazione tutti, appunto, ma perché questa dimensione poetica, cioè questa attenzione straordinaria all'uso delle parole, mai banali, mai sciatte, non c'è mai una frase fatta. Noi viviamo in una quotidianità di frasi fatte, di sciatteria verbale, in cui le parole non dicono mai niente o quasi mai nulla. È come se lui, con le canzoni che ha scritto, rimettesse al mondo l'innocenza delle parole, anche delle più normali. E questo è un patrimonio che è fondamentale, questa è una capacità che non è, che hanno avuto tutti. Claudio Lolli è venuto diverse volte al Poesia Festival, è venuto con Paolo Capodacqua, è venuto con Gianni D'Elia, è venuto da solo appunto come autore, è venuto con Laura Becchi tanti anni fa, insomma, è venuto tante volte. Ed era fondamentale che fosse con noi anche questa sera. Grazie.